Sì, allora ecco, intanto buonasera, buonasera a tutti, a chi ci sta ascoltando dalla pagina Facebook dell'Istituto Luigi Sturzo e dal canale YouTube dello stesso. Oggi siamo al terzo appuntamento del percorso questo breve percorso di presentazioni che abbiamo proposto come Istituto Sturzo. Abbiamo già presentato il libro del professor Pombeni sulla sinistra in Italia e poi il libro del professor Bernardi sulla Coldiretti. Chiuderemo la settimana prossima con un dialogo fra Monsignor Galantino e il professor Giovagnoli. Mi è davvero grata l'occasione per presentare questo libro di oggi, L'Italia come storia, primato, decadenza, eccezione, edito dalle case editrici Viella, a cura del professor Benigno e del professor Mineo. Il professor Benigno, faccio una breve presentazione, insegna storia moderna presso l'università, presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Il professor Mineo insegna altresì storia medievale presso l'Università di Palermo. Discussant sarà il professor Giovanni Bernardini, professore di storia contemporanea presso l'Università di Verona, nonché ricercatore della Fondazione Bruno Kessler. Autore di studi, insomma, anche sul trattato di Versailles della fine della prima guerra mondiale, uscito ultimamente. Allora, il libro appunto tratta un po', tenta di ricostruire, di proporre un racconto dell'Italia, sia facendolo uscire da alcuni stereotipi sia positivi che negativi, tentando anche, diciamo, di attualizzare alcune grandi tematiche e idee fondamentali della costruzione del cosiddetto canone nazionale. Ecco, io appunto per questo lascio la parola al professor Bernardini, che insomma comincerà il dialogo con il professor Mineo e il professor Benigni. Grazie. Intanto buonasera a tutti, un attimo perché qui telecamere che vanno e vengono un momento. Allora, intanto buonasera a tutti, grazie, grazie al dottor Giorgi e grazie all'istituto perché è stato un invito graditissimo, un invito che ovviamente ho accettato immediatamente perché mi fa molto piacere e perché diciamo, ritengo che presentazioni come queste siano un'ottima occasione di tentativo di divulgazione storica che poi è, se vogliamo, uno dei temi, tra l'altro, del volume stesso. Confesso anche che quando poi ho considerato il volume che mi era stato affidato, ho avuto anche un moto di panico perché innanzitutto sono un contemporaneista, qui si parla di una storia di lungo, lunghissimo periodo e perché il titolo è un titolo importante, così come gli autori, forse ancora più importante. Decadenza e eccezione, che sono di fatto tre lenti attraverso cui è stata letta la storia d'Italia in vari momenti, non necessariamente coincidenti, e che un po' gli autori, i curatori e gli autori cercano di mettere in discussione. Io quindi mi limiterò a fare una breve presentazione a modo mio, mi perdonerete, del volume di quello che dal volume ho tratto e poi volentieri ho diciamo, alcune suggestioni, alcune domande, alcune richieste di approfondimento ai due curatori che potremo parlarne subito dopo. Ovviamente se hanno, diciamo, se vogliono obiettare a qualcosa che dico o che non ho ben capito, li prego di farli per me, da tutta utilità sia mia sia della presentazione stessa. Intanto mi pare si tratta di un volume che ha una struttura interessante già di per sé, con una lunga introduzione, necessaria, lunga, necessariamente lunga introduzione sulla storiografia dell'Italia di lungo periodo e di come si sono costruiti alcuni caratteri di questo canone nazionale che poi è cambiato nel tempo, alcune cose sono rimaste le stesse. E come questo influenza, ha continuato a influenzare la ricerca, anche per contrasto per tutti chi poi si è dedicato a cercare di decostruire questo canone nazionale, e anche un altro aspetto per me importante,
come questo canone ha condizionato di fatto la rappresentazione pubblica, la cosiddetta public history, la divulgazione, chiamiamola come vogliamo. Quindi di fatto è un'introduzione che è una sorta un po' di manifesto, anche di manifesto del volume, corredato poi da saggi, mi è parsa anche questa una scelta molto interessante, affidati su singoli argomenti a due autori diversi, anzi senza un desiderio di metterli in contrapposizione. In fondo non è necessariamente che le persone debbano essere in disaccordo, ma dimostrando come storici che si occupano di argomenti simili possano avere sensibilità diverse, interpretazioni diverse, considerare importanti alcuni aspetti e meno altri. Quindi questo volume per me è un volume che può essere sicuramente letto da persone interessate alla storia, ma non necessariamente del mestiere, anche per mostrare come lavorano gli storici e che tipo di sensibilità diverse abbiano. Ora, se prendo spunto da questo sottotitolo e da queste tre parole scelte per il sottotitolo, primato, decadenza, eccezione, vorrei presentare il volume attraverso tre aggettivi che mi sono venuti in mente leggendolo: complesso, necessario e impietoso. Complesso, l'ho già detto, per me complesso è un complimento. Le cose semplici di solito si rivelano fallaci, come le interpretazioni, appunto, che molto spesso vengono ricordate dal volume, in cui alcuni vizi degli italiani iniziano prima ancora che ci sia l'Italia e arrivano fino ai nostri giorni. Quindi è un volume complesso, e anzi confesso che se mi fosse, non si giudica un libro dalla copertina o dalla mole, ma se mi fosse arrivato un volume così, della metà delle pagine, sarei stato molto scettico, perché affrontare un tema così vasto richiede necessariamente lo spazio che il volume si prende. In più è un volume che ha avuto una genesi complessa, lo raccontano gli stessi curatori nell'introduzione, a dimostrazione che certi temi, al di là dei problemi con cui tutti noi abbiamo a che fare nel nostro lavoro quotidiano, un volume del genere ha bisogno di una decantazione, di una genesi complessa, di un dialogo continuo tra i curatori. Un volume necessario. Perché necessario? Per alcune ragioni che a mio parere sono anche iscritte nell'introduzione stessa. Intanto, la mia forza è una provocazione, magari la lancio e vediamo se viene raccolta anche dai due curatori. Finalmente, questo volume per Italia, si parla, a mio parere, troppo poco di storiografia. Io vengo da un contatto, un'altra tradizione nazionale, che è quella tedesca, in cui a volte si dice, diciamo scherzando, che si parla troppo di storiografia. Cioè i libri che nascono dai dottorandi, scritti da dottorandi tedeschi, sono appena dottorati, di solito hanno un primo capitolo sostanzialmente illeggibile di 100 pagine di storiografia di tutto quello che è stato scritto su quel tema in senso ampio. In Italia, a mio parere, e mi rivolgo, e la mia è soprattutto un'autocritica, parlo da contemporaneista, molto spesso si parla e si discute troppo poco di storiografia. Non perché questo non è un esercizio chiaramente ozioso, ma serve anche per stabilire i parametri del proprio lavoro, per stabilire dove si vuole andare a parare, contro o per cosa si vuole interpretare ciò che sia sotto mano, l'argomento del proprio lavoro. Perché necessario? Un'altra ragione. Perché, e il volume lo dice inizialmente, c'è la sensazione di essere un po' in mezzo a un guado storiografico. È finita un'ondata di studi sull'Italia dovuta a un certo periodo molto complicato della storia d'Italia, passaggio 92-94, che ha avuto un'onda lunga, in cui tante questioni sono state rimesse in discussione. Non è un caso, si dice anche nel libro, all'inizio, se non sbaglio, sono usciti tanti libri per la prima volta di storia della Repubblica, non di storia d'Italia. Perché? Perché c'era la sensazione di un mondo che finiva, della prima Repubblica che si chiudeva. Finita quella fase, come dicono i curatori, c'è stato un momento in cui sembrava che non avesse più neanche molto senso scrivere storia d'Italia, ma che avesse più senso scrivere storia d'Europa. Questo orizzonte è stato messo in crisi dall'attualità con cui noi poi naturalmente dialoghiamo nel nostro presente, nel nostro lavoro e nella nostra vita di cittadini. Si dice in realtà questo sarebbe stato soppiantato dall'orizzonte della global history, che però
negli ultimi tempi, a mio parere, sembra un po' segnare il passo dopo tante speranze e sicuramente anche tanti lavori validissimi che sono stati prodotti. In realtà non sembra poter essere l'unico quadro di riferimento e quindi quegli entusiasmi e quelle ambizioni sembrano un po' in crisi. Sembrano un po' in crisi, i curatori lo dicono, anche perché assistiamo a un ritorno di alcuni fenomeni che si ritenevano superati. Di nazionalismo, di etnonazionalismo, di etnocentrismo, di ricerca spasmodica di identità, che in qualche modo hanno rimesso in discussione anche quegli approcci. Quindi un volume che giustamente fa il punto dello stato dell'arte nel momento in cui ce n'è più bisogno, nel momento in cui si cerca un po' di capire in che direzione si va. Il terzo motivo per cui io ritengo questo volume necessario. L'ho già detto in filigrana, è un tema che mi sta particolarmente a cuore, credo stia particolarmente a cuore anche ai curatori, perché stiamo assistendo a un ritorno di interesse per la storia, un ritorno di interesse pubblico per la storia. Passata anche lì la sbornia della fine della storia, passati anni in cui sembrava, come dicevano l'espressione dei neoconservatori statunitensi, che negli anni 90 la storia fosse andata in vacanza di fatto. Stiamo ritornando a un interesse per la storia e sono molto concreto in questo. Penso a tutto quello che è successo in questi mesi per gli storici della medicina e delle malattie, i quali di fatto non hanno mai cessato di lavorare in questi mesi perché in molti hanno visto crescere un interesse nei confronti di ciò che succedeva, guarda caso, proprio 100 anni fa, con l'ultima grande pandemia affrontata dall'Italia, dall'Europa, dall'umanità. Quindi c'è un ritorno epidermico, chiamiamolo come vogliamo, ma nei confronti della storia. Quindi è proprio per questo che diventa ancora più necessario un volume che faccia il punto su cosa significa fare storia d'Italia e fare storia in generale e poi come divulgare i risultati di questo lavoro. Il volume affronta anche questo tema. Infine, perché è un volume impietoso? Beh, un volume impietoso perché rispetto ad altri tentativi di bilancio storiografico ho trovato, e ne sono stato ben felice, molta maggiore libertà nel, diciamo, dare dei giudizi sinceri, senza acrimonia, ma che sono giudizi evidenti, ovvero che alcuni mostri sacri della storiografia nazionale sono obsoleti. È un termine, mi ha colpito, che torna più volte nell'introduzione e torna più volte anche nel volume. Anzi, si può dire che la questione della storia nazionale viene affrontata proprio come riferimento a uno dei mostri sacri della storia nazionale, ovvero la storia d'Italia delle Einaudi, che viene citata e citata più volte all'interno dei saggi e all'interno dell'introduzione. Non solo, ma è impietoso anche nelle domande che pone circa il metodo. Avrebbe senso oggi, ha ancora senso ragionare in quei termini? Avrebbe senso oggi tentare una nuova storia d'Italia Einaudi? Oppure avrebbe senso tentare una storia dell'Europa? Io ne ho qui, lo sono ritrovato, all'epoca ero molto entusiasta e avevo acquistato la storia dell'Europa Einaudi, presentata tra l'altro all'Università di Firenze dal mio professore dell'epoca di storia moderna, il professor Marcello Verga, che è uno dei collaboratori del volume. È fattibile, è utile tornare a metodi del genere. In fondo, se c'è una nota che esce fuori sia dall'introduzione sia da alcuni contributi, come quello di Giulio Albanese, come quello di Serena Ferente, alcuni dei saggi che facevano parte della storia d'Italia, di un'opera così monumentale, escono che sono già obsoleti. Escono dopo, avendo già perso, diciamo, il treno, se vogliamo metterla così, di numerose innovazioni di storia, della storiografia internazionale, proprio in quegli anni si stavano sviluppando, sia per quanto riguarda il fascismo, nel caso del saggio di Giulio Albanese, sia per quanto riguarda la questione dello Stato, nel saggio di Serena Ferente. E infine è impietoso per quanto riguarda questo benedetto canone nazionale e i danni che esso ha prodotto nel tempo. Primo danno per chi fa storia è che è costellato molto spesso di enormi anacronismi, vengono ricordati molto spesso nell'introduzione, nei saggi, nel riferire dei caratteri di lunghissimo periodo all'italiano, all'Italia, quando ancora neanche esisteva. Ed è, diciamo,
di fatto un canone nazionale che ha favorito quella che io chiamo una storiografia pacificante, ma in cui, diciamo, c'è una pace che sta un po' di sonno eterno, sia da un punto di vista storiografico, sia da un punto di vista civile. In fondo, il rappresentare gli italiani come affetti dagli stessi inizi, da 500 o più anni, c'è un incentivo anche da un punto di vista civile a migliorare la situazione che abbiamo intorno. Non lo è neanche un piano storiografico, perché abbiamo già le risposte, non si sa bene quali altre domande dovremmo farci, ma certo da un punto di vista civile non è che sia un grande incentivo. E in particolare ho trovato molto, molto, molto utile e dal mio punto di vista molto benvenuta la discussione sulla categoria di eccezione. Essendo io uno storico che si occupa principalmente di storia comparata e di storia internazionale, ecco, la categoria di eccezione è qualcosa che di solito finisce per danneggiare enormemente ogni prospettiva di ricerca, ogni proposta di ricerca. Io, permettetemi piccolo spunto autobiografico, una delle cose che ritengo di aver fatto meglio nella mia carriera è aver proposto un convegno di storia comparata del primo centro-sinistra italiano in chiave europea e internazionale, e di aver proposto questo convegno, ha poi prodotto un numero speciale di una rivista, in cui io e un collega abbiamo scritto due saggi, lui perché il centrosinistra è un fenomeno tipicamente italiano, quello degli anni 60, e io ho scritto perché invece è un fenomeno che ha delle corrispondenze importanti a livello internazionale. Ecco, in questo senso credo che uscire dal canone nazionale e rimetterlo continuamente in discussione attraverso la comparazione, attraverso una storia transnazionale, sia assolutamente utile. Sottolineo che il canone nazionale non è, lo dite chiaramente nell'introduzione, non è un vizio esclusivamente italiano. C'è un bellissimo volume curato da Lutz Raffael, storico sociale di fatto tedesco, sulle società europee nel XX secolo, il quale dice: sì, ci siamo ripetuti finora che siamo tutti sullo stesso, diciamo, sullo stesso treno e quindi dovremmo collaborare. In realtà gli storici europei finora sono sembrati più spesso dei ragazzi con gli Walkman dentro lo stesso treno della metropolitana, cioè siamo insieme, ma in realtà ascoltiamo sempre la stessa musica nella nostra lingua, possibilmente. Quindi questo, da questo punto di vista, è il mio, diciamo, è un po' il motivo per cui ho veramente accolto con grande piacere l'introduzione. Se passatemi la battuta, quando leggevo le vostre discussioni sull'eccezionalità della storia italiana, mi veniva in mente una delle più belle vignette di Altan, vignettista che conoscerete, con un paziente che dice al medico: dottore, lei mi ha lasciato una pinza nello stomaco. E lui risponde: esatto, un tipico caso di malasanità. Cioè, trovato, diciamo, lo slogan, risolto il problema. Uguale, qualunque fenomeno italiano viene studiato in termini di eccezionalità. Diciamo che tutto questo ha impoverito enormemente lo studio della storia italiana e la sua declinazione in termini pubblici. Quindi, e qui vado verso la conclusione di questa mia presentazione. Ah, chiedo scusa, un altro accenno che mi interessava sottolineare. Ho trovato anche molto utile e interessante il riferimento al libro di Orsina su Berlusconi, nel momento in cui lui dice: la proposta di Berlusconi ha vinto anche perché propone una versione non ortopedica degli italiani, italiani come legno storto da correggere, che è un po' una delle caratteristiche del canone nazionale. Quindi anche in questo senso, ripeto, non stiamo parlando solo di storiografia, voi lo dite spesso, stiamo parlando anche di impegno civile, perché no? Allora, a questo punto io mi chiedo, e chiedo anche a voi, se non sia tramontata decisamente l'epoca delle storia nazionale, storia europea, storia globale, dato che, o almeno se non siamo in un momento in cui c'è un declino da accompagnare di queste narrazioni, per dedicarsi invece a quelle che anche voi avete chiamato nel volume delle cornici multiple in cui si inserisce la storia d'Italia e alcuni passaggi della storia d'Italia. Se vogliamo, chiamiamoli cluster tematici, chiamateli come volete, che secondo me negli ultimi anni hanno dato alcuni degli effetti più positivi. E mi rivolgo, per essere proprio chiaro, alla storiografia sulla Prima Guerra Mondiale. Noi abbiamo passato questa indigestione gigantesca di opere e di lavori sulla Prima Guerra Mondiale con la questione dell'anniversario,
Le cose più interessanti sono venute da, a mio parere, da gruppi che hanno lavorato su temi che io provocatoriamente definirò anazionali, cioè nemmeno internazionali, temi generali in cui spesso i confini, diciamo, geografico-nazionali coinvolti sono stati variabili, e multidisciplinari molto spesso. Lo avete detto anche nell'introduzione, la necessità di maggiore teoria, la necessità di maggiore contaminazione, che non sempre è qualcosa di positivo, ma può esserlo, con altri storici sociali, con altri studiosi di scienze sociali, che hanno molto da dire, che hanno molto da facilitare nel rinnovamento delle interpretazioni storiografiche. E cito un esempio, Giulio Albanese nel suo saggio parla di quanto è stata importante l'abolizione di questa barriera tra cultura alta e cultura popolare per studiare la cultura del fascismo. Mi pare che in quel caso, ad esempio, ci sia la storiografia, e non solo la storiografia di matrice anglosassone e americana in particolare, abbia detto delle cose importanti. Non perché bisogna necessariamente imparare da loro, ma perché sicuramente si può prendere spunto. Ma anche, come viene detto nei saggi, quanto è stato importante, sono stati importanti i gender studies, per esempio, per rinnovare l'interpretazione della storia della famiglia in Italia. Questo è una cosa che emerge chiaramente sia dall'introduzione che dai due saggi. Quindi, per me, e lascio con questo, il problema è come far arrivare tutta questa vitalità che esiste al grande pubblico, in cui invece continua a predominare una visione prevalentemente nazionale, prevalentemente, diciamo, di lungo periodo nel senso sbagliato del termine. Non so se mi spiego. Ad esempio, il 150esimo dell'Unità d'Italia, credo che possiamo dirlo, da un punto di vista della storia pubblica, non ha reso un ottimo servizio al paese. In generale, abbiamo visto molto spesso ricostruzioni fin troppo incentrate su fenomeni interni, in cui spesso il contesto internazionale è mancato. Ma in generale, io questo vorrei dire, non riguarda solo il canone nazionale che voi avete preso ad esempio. Se penso a due contesti a cui sono un po' più, che mi sono un po' più familiari, esiste un canone ormai di racconto della Guerra Fredda, faccio un esempio, per cui ormai ci sono delle parole chiave a cui reagisce l'opinione pubblica, l'Europa di Yalta. Qualunque storico serio sa che non è mai esistita un'Europa creata a Yalta, eppure, ancora oggi, questa interpretazione. Il presidente della Società Italiana di Studi Internazionali, di cui faccio parte, scrisse alcuni quotidiani per spiegare questa cosa. Ovviamente la sua lettera non è mai apparsa. Ma anche un'interpretazione, questo torna ad alcune cose di cui avete parlato voi, ad esempio nell'introduzione, faccio un esempio, la storia dell'integrazione europea, su cui l'Italia ha fatto pure dei grandi progressi, ha una grande produzione di storie dell'integrazione europea, ma ancora oggi è facile trovare libri in cui si spiega che il miracolo economico italiano fu più frutto della parsimoniosità e della risparmiosità dei risparmiatori italiani, e non c'è magari una parola sul fatto che l'integrazione europea fu un enorme volano per il miracolo economico. Quindi un'apertura, diciamo, in questo senso. Quindi come si fa? Sicuramente voi lo dite, cogliere le opportunità date dagli anniversari è certamente un aspetto positivo. Serena Ferente, nel suo saggio, che ho citato più volte perché a me è piaciuto molto, ricorda come il 1970 non a caso sia stato un momento importante per gli studi sullo Stato in Italia. Perché? Perché nel 1970 nascono le regioni ed era normalissimo, a statuto ordinario, ed era normalissimo andare a interrogare la storia d'Italia su un piano regionale. Quindi benissimo partire dalle urgenze del presente come avete detto voi nell'introduzione. C'è un librino che mi è ancora caro, di Jeffrey Barraclough, sulla introduzione alla storia contemporanea, in cui lui dice che è anche normale che uno storico contemporaneista, e non solo quello, parta dalle urgenze del presente per guardare all'indietro. Spesso è un metodo normalissimo. Però, in tutto questo, forse il mestiere degli storici rivolto al pubblico consiste soprattutto in due cose: evitare le prigioni. Una prigione è quella del canone nazionale, l'altra prigione su cui ad esempio Adriano Prosperi insiste molto negli ultimi tempi, e non a caso voi lo citate spesso, è quella dell'identità. Ora abbiamo tutti l'ossessione, il dibattito pubblico ruota attorno all'identità, che è uno dei concetti, provocatoriamente lo dico, secondo me, più astorici e più antistorici che esistano, e forse gli storici dovrebbero spiegarlo di più. E
E poi, come cita uno dei saggi del vostro volume, gli storici hanno il compito di guardare alla qualità civile delle domande che essi stessi pongono nel loro lavoro e che pongono come riflessione pubblica. Quindi molte volte gli storici, a mio parere, e voi lo fate nell'introduzione, hanno più il compito di porre le domande giuste che di dare le risposte giuste. Chiedo scusa se mi sono dilungato, sono un po' di opinioni, diciamo, che ho ricavato leggendo il vostro volume. Vi rinnovo i complimenti perché è stata veramente una lettura interessante. E vi dico, finisco con questo. Ieri parlavo con uno studente che vuole fare la tesi triennale, e come gli studenti di tesi triennale vogliono scrivere cose impossibili, vuole scrivere una tesi triennale sul rapporto tra Mussolini e Hitler, cosa da poco, diciamo, e quindi, volendo lavorare sul rapporto tra fascismo e nazismo, gli ho subito consigliato: beh, ci sono gli ultimi due saggi di questo libro che capitano al caso suo, e si potrà fare un'idea completa, diciamo, della letteratura e della storiografia su questo tema. Quindi un volume sicuramente utile per gli anni a venire. Grazie. Grazie al professor Bernardini, è davvero una introduzione densa che pone molte questioni che io, diciamo, semplicemente mi permetto di girare ai due curatori, partendo direi dal professor Benigno, rispetto ai temi che sono stati sollevati, insomma, non solo sulla necessità di uno studio, di un approfondimento storiografico, ma anche sulla valenza della storia, sulla sua capacità di far arrivare la vitalità storica al grande pubblico. Ecco, io lascio la parola al professor Benigno per, diciamo, interloquire un po' su questi temi, su alcuni di questi temi propostici dal professor Bernardini. Beh, intanto grazie dell'invito, grazie a lei e grazie anche al professor Bernardini per quello che ha detto, per i complimenti che ha fatto. Fanno sempre piacere, non bisogna essere... Fanno sempre piacere. Non so se in Italia, a partire dal primo punto che Bernardini ha sollevato, non so se in Italia si parli poco di storiografia. Forse c'è un problema nella contemporaneistica, non mi pare forse che nella medievistica e nella modernistica il problema sia così, così grave, diciamo, no? Così, così accentuato. E tuttavia, il punto che vorrei sottolineare è questo. Questo non è un libro di storiografia. Nel senso che non è un libro di storia della storiografia, ecco, perché la storia della storiografia è un genere specifico, diciamo così, no? Questo è un libro che cerca di fare una cosa un po' diversa. Cerca di proporre l'importanza della storia concettuale, cioè della storia che non si decerebrate, dicono gli inglesi, insomma, decerebralizza. Che mantiene uno spessore di consapevolezza di quali sono gli strumenti, i problemi. Questo, più che storia della storiografia, che è esso stesso un ambito molto, mo, molto, molto ristretto. Allora, da questo punto di vista, il tentativo, mi pare che Bernardino l'abbia colto, è quello di identificare questo canone nazionale. Ora, vorrei dirlo così. Il canone nazionale non è un canone solo storiografico, è insieme un canone storiografico e uno dei modi per pensare alla comunità che circola nella sfera pubblica. Qui sta il punto. La importanza che noi riteniamo abbia affrontare questo tema, dare consapevolezza all'importanza di questo insieme di nozioni che girano attorno all'Italia. Girano attorno all'Italia nelle pagine degli storici, non sempre consapevolmente, non sempre consapevolmente, e girano altrettanto inconsapevolmente, naturalmente, nei mezzi, nei social media, nei mezzi di comunicazione e in altri ambiti della sfera pubblica. Situarsi in questo punto di intersezione tra storiografia e sfera pubblica è stato un tentativo dell'introduzione del libro, perché ci sembra che lì ci siano, ma Bernardini lo confermava, alcuni dei problemi più rilevanti. Io vorrei fare un esempio di quello che sto cercando di dire, che parte proprio
da questa faccenda della global history, no? Della global history, che cui si potrebbe contrapporre la macro history, no? Ora, il punto è che questa spazializzazione della storia, su scala globale, su scala territoriale o piccola che sia, ci dovremmo porre la domanda è da quale punto di vista noi la guardiamo? Non ci può essere, se noi riflettiamo, una sola global history, ma c'è una global history vista dagli Stati Uniti e c'è una global history vista dall'India, e le due global history non coincidono. La consapevolezza del punto di vista da cui si guarda, voglio dire, non è un fatto irrilevante. Non è che c'è una global history a prescindere, vista da Dio, da un occhio esterno, no? A parte che vista così poi diventa naturalmente enciclopedica questa global history vista da Dio, no? Ma c'è una global history che è vista... Ora, l'impressione che abbiamo noi, abbiamo cercato di... è che la global history che ci viene trasmessa è una global history che in realtà dipende da alcuni tic della storiografia anglosassone, da un punto di vista molto preciso sul mondo. E allora io, noi abbiamo provato a dire, ma forse ben sapendo che l'Europa ha conquistato il mondo nel passato, no? E che quindi non si può non fare storia globale nel mentre si fa storia d'Europa, però forse il problema è quale punto di vista noi dobbiamo adottare. Ci sembra che un punto di vista europeo sia più adatto proprio per quella connessione tra sfera pubblica e storiografia di cui parliamo, più adatto ad affrontare i nostri problemi. Da questo punto di vista, forse non sarei così tranchant sul concetto di identità, Bernardino. Cioè, è chiaro che c'è un uso nefasto della categoria dell'identità, però non dobbiamo neanche capire che la categoria dell'identità ha acquistato l'importanza che ha acquistato perché sono venute a cadere le macro categorie ascrittive che la storiografia, e non solo la storiografia, direi il senso comune storico, ecco, assegnava le categorie di classe, di nazione, di fede. Nel momento in cui sono queste che vengono a essere inclinate, allora, come dire, l'identità acquista un significato. È chiaro che poi se si rende ascrittiva l'identità, ricadiamo in una problematica non dissimile, in verità, da quella da cui... Quindi diciamo, l'identità come uno strumento per dotare gli individui, anche l'identità plurima poi, soprattutto, no? L'identità plurima, quella che Zygmunt Bauman ha guardato con un certo disdegno e che io invece penso sia una grande conquista, no? Perché è una conquista di libertà, no? L'identità plurima contro, evidentemente, invece, no? Certo, la fissazione identitaria, no? La esclusività identitaria, che è certamente da respingere oggi una sorta di prigione, no? In cui gli storici e gli individui si vanno a cacciare. Ecco, queste sono le cose che il suo intervento, Bernardino, di cui ancora ringrazio, mi facevano venire a mente. Sì, grazie professor Benigno. Io citerei un po' le stesse domande e le stesse suggestioni poste dal professor Bendaldini e al professor Mineo su questa, diciamo, necessità di reinterpretazione del canone nazionale sull'identità plurime, sul punto di vista europeo, su storiografia e sfera pubblica essenzialmente. Grazie. Professore, a lei la parola, professor Mineo. Grazie. Buonasera. Intanto vi chiedo, come sempre faccio, se mi sentite bene, insomma, se la comunicazione funziona. Sì, una, sì, verifica, sì, diciamo, una verifica empirica, sì, sulla qualità del nostro spazio comune. Va bene, io volevo innanzitutto ringraziare, rassicurato su questo, vorrei ringraziare l'Istituto Sturzo perché per l'invito, io sono molto contento di questa possibilità di discussione e ringraziare anch'io il professor Bernardini perché mi sembra che, a parte i complimenti che anch'io accolgo
con soddisfazione, però abbia posto delle questioni assai pertinenti e abbia letto il libro con molto acume, credo. Alcune cose le ha già dette Franco Benigno e adesso mi limito, poi vediamo anche eventualmente di ridare la parola, insomma, di discutere in modo libero, ma intanto dico molto rapidamente alcune impressioni e tentativi anche di rispondere alle sue domande assai impegnative. È possibile una nuova storia d'Italia? A un certo punto lei ci chiede, ce lo chiediamo noi esplicitamente nell'introduzione, ed è la domanda che sta in sottofondo, è il basso continuo di tutto il libro. Allora, prego. Perdoni perché ci tengo, cioè che escano volumi di storia d'Italia, non discuto, io parlavo se è possibile un'altra storia d'Italia, sì, dal tentativo, diciamo, esaustivo. Esatto. Ok, volevo essere capito chiaro su questo. Sì, chiaro. Allora, la risposta è la risposta prudente è un po' evasiva e non lo so. Però, non lo so se nei prossimi anni si scriveranno nuove storie d'Italia. Vale però che penso che sia giusto sottolineare che è uno dei dati attorno al quale si è sviluppata la discussione che poi ha generato questo libro. Cioè il dato consistente, banale ma enorme, il dato secondo il quale le storie d'Italia non vengono fatte da 50 anni, non vengono progettate. Ci sarà pure una ragione. Allora noi abbiamo cominciato a discutere all'interno della redazione di Storica di questo dato. Perché da 50 anni gli storici non progettano storie d'Italia? Allora, per rispondere a questa domanda abbiamo costruito un convegno, abbiamo cominciato a discutere, abbiamo fatto questo libro. Secondo me gli storici hanno sbagliato. Diciamo, il fatto di non essersi posti tempestivamente questa domanda, mentre altrove delle storie di Francia, delle storie di Spagna vengono fatte, anche delle storie di Germania, in Italia no, dagli anni 60 ormai, perché sì, certo, la storia d'Italia UTET e soprattutto la storia d'Italia Einaudi si concretizzano negli anni 70, ma i progetti risalgono alla seconda metà degli anni 60. Ecco, dalla seconda metà degli anni 60 tentativi di quel tipo non si sono più verificati. Perché? Allora, l'idea che spero che il libro nel suo complesso, l'introduzione, provano a giustificare, l'idea è che il modo ordinario, tradizionale di fare storia d'Italia tra XIX e XX secolo si è andato oggettivamente esaurendo nella pratica degli storici. Questo è il punto di partenza. Questo dovrebbe essere il presupposto per poter discutere. Cioè, non si fanno più storie d'Italia, non perché gli storici sono distratti o, improvvisamente hanno avuto altro da fare. Non hanno fatto storie d'Italia perché nella loro pratica quotidiana questo oggetto, l'oggetto storia d'Italia costituitosi tra XIX e XX secolo attorno, sulla base, secondo lo schema di un canone nazionale, questo oggetto si è andato sfarinando e sono stati loro, cioè gli storici professionisti, a scomporlo, a metterlo da parte, attraverso le loro ricerche. Naturalmente stiamo parlando della storia d'Italia, come ha detto lei, sul lungo periodo. Le storie nazionali sono tutte sul lungo periodo. Cioè, anche questa parola, il lungo periodo, è così, intendiamoci. Ma ovviamente
non avrebbe nessun senso, non avrebbe avuto nessun senso la espressione sul lungo periodo per Pasquale Villari o per Gioacchino Volpe o per Francesco De Santis. Non avrebbero capito, la storia d'Italia è quella che è e si sviluppa su un arco grande di secoli, così come la storia di Francia, così come la storia di Germania. Tutte le storie nazionali sono storie che nascono nel Medioevo, da qualche parte nel Medioevo, e arrivano fino alla costruzione del grande Stato nazionale. Un po' prima in Francia, o in Spagna, un po' dopo in Germania e in Italia, molto dopo, che ne so, in Grecia, per dire, eccetera. Allora, è questo oggetto che è venuto meno. Questo oggetto è venuto meno gradualmente, ma, come posso dire, con un livello di regolarità, di regolarità nel processo di destrutturazione dell'oggetto, che io temo, e sto rispondendo alla sua domanda, che il processo non sia reversibile, che non si possa tornare indietro. Il film non può essere svolto all'incontrario, non è possibile. E io penso che quello che è successo in Italia, per quanto riguarda la storia d'Italia, succederà, questa è una piccola profezia, cioè voglio dire, è destinato che succeda anche laddove, diciamo, in modo, a mio parere, un po' stanco, continua ad avvenire, per esempio, all'interno della storiografia francese o all'interno della storiografia, che ne so, spagnola. Per esempio, in Spagna si faranno storie di Spagna oppure si faranno nuove storie, che ne so, catalane, per dire. Non lo so. In Inghilterra riprenderà, in Gran Bretagna assisteremo a che cosa? Ad una nuova storia del Regno Unito oppure a nuove storie, diciamo, dei vecchi regni? Non lo so. Certo è che il caso italiano è assai interessante perché dimostra che il canone culturale, politico e anche storiografico che ha, come dire, retto una parte importante del dibattito pubblico, della discussione civile, dell'identità collettiva tra XIX e XX secolo, è vulnerato. È vulnerato. Il libro serve a prenderne coscienza, diciamo, un po' più rapidamente di quanto sia avvenuto nel corso degli ultimi decenni. Ad accelerare una presa di coscienza. E dunque, da un lato, come posso dire, disseziona il canone, lo scompone, lo descrive, e lo descrive con un gesto storico, nel senso che fa la storia del canone, prova a storicizzare il canone, come si è formato, ma nello stesso tempo prova, e questa è la parte probabilmente che avrebbe bisogno di un altro tipo di impegno, vero? Prova a individuare in modo molto approssimativo delle prospettive, ed è interessante che la discussione sulla sua sollecitazione sia subito partita sulla storia globale, sulla storia d'Europa, cioè temi che in realtà il libro non affronta. Però è significativo e merita una, come già ha fatto Franco Benigno, merita subito un tentativo di replica. Perché non c'è dubbio che la crisi del canone nazionale e per quanto riguarda gli studi di storia, la fine della storia d'Italia, aprono un vuoto. È così. Aprono un vuoto, c'è una crisi di senso nel rapporto fra presente e passato, e i vuoti, non, come in politica, anche nei sistemi culturali, non rimangono tali a lungo, anzi non esistono, diciamo così. E cosa riempie questo vuoto? Questo vuoto forse lo riempie qualcosa che viene chiamata Global History, può essere che lo riempia nel prossimo futuro un nuovo tipo di
un nuovo tipo di memoria nazionale o di storia nazionale che però è molto diversa da quella che ci siamo lasciati alle spalle, se viene fuori, se rinasce. Ci possono essere anche altri modi e altre possibilità di, come dire, di rimedio alla crisi di senso, però. Lei dice all'inizio, e mi ha molto colpito, perché lei dice si parla molto di storia. Sì, allora io la metterei in un altro modo. C'è molto bisogno di senso, ecco, nel rapporto fra presente e passato, che è una cosa un po' diversa, però. Io temo invece, io penso che noi assistiamo, che noi viviamo un'epoca nella quale, come dire, il senso storico, la capacità, la propensione a storicizzare, la propensione che è un esercizio di relativizzazione, di contestualizzazione, questa propensione sta diminuendo, non sta aumentando. Io penso, le cose, il dibattito pubblico non mi restituisce, come dire, segni, sintomi di maggiore sensibilità storica. Ma questo non è in contraddizione, anzi, è uno dei sintomi di un problema, cioè di un problema di un vuoto di senso, che il, come dire, che il canone riempiva benissimo. Il dispositivo nazionale è un dispositivo dinamico, vitale, che ha funzionato benissimo per un secolo e mezzo. Poi non ha funzionato più. E dalla prospettiva italiana questo esaurirsi si vede benissimo. E il lavoro degli storici è solo uno degli aspetti di questa crisi di un, diciamo così, di un sistema culturale e anche di una architettura complessiva del dibattito pubblico. Ecco, quindi è chiaro che sono un profeta, è una facile profezia dire che noi non vedremo nuove storie d'Italia nei prossimi anni. Non so se vedremo dei tentativi di rinazionalizzazione del discorso, ma che non vuol dire il recupero, come dire, come se nulla fosse successo del vecchio canone nazionale. Il vecchio canone nazionale era una cosa seria. Il nazionalismo metodologico era una cosa seria. La ripetizione estenuata degli stereotipi del canone ridotto a feticcio culturale, questa ripetizione è naturalmente una prospettiva calamitosa, ma è una prospettiva che per l'appunto è alimentata dalla incapacità di suggerire un'alternativa. Ecco perché noi diciamo che forse la storia d'Europa, cioè una storia che evidentemente non può essere essa, come dire, nazionalizzabile. Non c'è un demos europeo. Ecco perché la storia d'Europa, se fosse presa sul serio dagli storici europei, lei fa bene, ha citato Lutz Raffel, ha fatto benissimo, questi storici che ognuno, come dire, sì, ci riuniamo in progetti di ricerca internazionale, convegni internazionali, viaggiamo moltissimo e poi però al dunque lo spazio culturale integrato non viene fuori. Questo naturalmente non per difetti degli storici, probabilmente per ragioni politico-culturali molto profonde, ma l'effetto è che quella storia d'Europa che 20 anni fa sembrava in punto di sbocciare non c'è. Ecco, mi fermerei qui per il momento. Sì, io la ringrazio. Non so se vogliamo fare un ultimo giro molto più veloce. Io ritornerei dal professor Bendaldini se vuole precisare o puntualizzare qualche passaggio, qualche riflessione. Io ringrazio per gli ulteriori chiarimenti che mi hanno reso ancora più chiaro il senso del volume. E alcune interpretazioni.
Mi è piaciuto molto questo, diciamo, questa affermazione, diciamo, definitiva sul non si può tornare indietro sulle storiografie nazionali, e che le storiografie nazionali siano state, anche perché sono state, uno strumento politico e politico-culturale importante di lungo periodo. A me colpisce molto il senso importante che avete dato nel vostro volume di la teleologia che permeava queste storie nazionali, questi canoni nazionali per lungo tempo, e provo a spiegarmi meglio col professor Benigno. Parlavamo prima di identità, che è un tema che ci porterebbe via ore, ovviamente, in cui non sono la persona più adatta. A me pare che quella teleologia delle narrazioni sia stata sostituita spesso in narrazioni pubbliche, volgarizzate, eccetera, da un'interpretazione dell'identità come monodimensionale, linea retta, l'identità degli italiani, eccetera, e questo sia un aspetto su cui, come voi avete messo in discussione e la storia ha messo in discussione questo senso teleologico delle storie nazionali, così oggi probabilmente possiamo partecipare a complessificare questa idea di identità, che appunto, come diceva lei, ci sono le identità multiple, e magari benvenute che ci siano, però appunto di certo non esiste l'identità che in una parte del dibattito pubblico, in negativo o in positivo, viene riportata. Tutto qui, ci ho detto, appunto io rispondo soltanto a questa cosa finale del professor Mineo. Io ho citato l'esempio di quella critica, autocritica di Lutz Raffael, ma citavo anche l'esempio di storiografie più recenti, diciamo limitate magari a temi specifici, in cui a mio parere un po' si è abbattuto questo resti, come diceva lei, ormai senza senso di canoni nazionali, in cui si è andati verso una costruzione di una storia più ampia, non so se sia europea, non so se sia internazionale, non so se sia globale. Per me alcuni risultati della storiografia sulla Prima Guerra Mondiale recenti sono andati in quella direzione, e ci vanno perché trattano, diciamo, rovesciano il tema. Allora, la storia della violenza, prenderla così ci aiuta, lo dicono anche nei volumi alcuni dei vostri contributi, ci aiuta a capire meglio la storia del fascismo. Se noi la prendiamo come storia della violenza nell'Europa, del pre-guerra, prima guerra mondiale, immediato dopoguerra, storia del paramilitarismo, eccetera, questo aggiunge qualche elemento di comprensione alla nostra interpretazione del fascismo come fenomeno nazionale ma internazionale. E per questo potrei citare molti altri argomenti. Quindi, in questo senso, sicuramente da una parte l'autocritica di Raffaele, dall'altro, a mio parere, comunque, su temi più circoscritti, a mio parere, la collaborazione internazionale e tra discipline diverse, oltre alla storia, sta dando dei frutti interessanti. Se poi questi diventeranno dei mattoni di una storia, come diceva lei, che non sa cosa sarà, ne lo sa nessuno, che sostituirà le storie nazionali, io questo non lo so, lo so ancora meno di lei, quindi non mi azzardo, insomma. Comunque io sono d'accordo con lei, cioè sono d'accordo sul fatto che sul piano della storia contemporanea ci sono stati alcuni cantieri concreti dalla storia della Prima Guerra Mondiale al fascismo stesso. Cioè, io penso che il fascismo adesso viene studiato in un modo molto diverso da come veniva studiato anche poco tempo fa. Quindi, come dire, segnali incoraggianti dell'esistenza di processi di formazione di oggetti storiografici, che non sono delimitati dalla cornice nazionale, ce ne sono, appunto. E questi oggetti però esistono e sono forti nella misura in cui c'è un dibattito generale non storiografico, un contesto culturale che riesce a contenerli. Non so se mi spiego. Sì, capito. Non è lo specialismo che ci salva, lo specialismo è indispensabile, se no acchiappiamo farfalle sotto l'arco di Tito. C'è qualcosa che lo specialismo non può fare. Non può supplire al dibattito pubblico. Il dibattito pubblico deve essere pronto a dialogare con le scoperte che gli storici riescono a produrre,
se ne hanno la capacità. Se non questa, se non questa, questa, come dire, questa, questa linea di consapevolezza specialistica è destinata a esaurirsi e si formano invece i, i presupposti della, del riprodursi di, come dire, di dispositivi ideologici, identitari nel senso deteriore della parola. Ecco, da questo punto di vista forse gli storici sono abbastanza avanti nel loro... Sono gli storici che hanno smontato il canone nazionale in Italia e lo hanno smontato anche altrove, intendiamoci. Però evidentemente questi risultati, come dire, circolano, fecondano insufficientemente il dibattito pubblico, per cui oggi rispunta nel centenario dantesco Dante italiano, no? Ma Dante italiano è una cosa che io dico da medievista, non ha il minimo senso. Dante italiano. Dante italiano è una contraddizione in termini, e tuttavia, nelle numerose, spesso meritorie iniziative che accompagnano le celebrazioni dantesche, la relazione, a partire da ciò che dice il Presidente della Repubblica, la relazione fra Dante e l'Italia rimane centrale nel dibattito pubblico. Per dire, l'esempio più semplice, più alla portata di tutti. E quindi poi gli specialismi danteschi, che fine fanno, alla fine a che servono, se non riescono a tradursi in nuovo senso comune? Grazie. Io passerei al professor Benigno per, diciamo, anche le sue riflessioni su questo tema, insomma, il dibattito pubblico che deve interloquire con la capacità degli storici, insomma, di dare un senso al... ha un bisogno di senso fra presente e passato. Ecco. Lascio la parola al professor Benigno. L'audio deve sbloccare l'audio. Ah, ecco, non l'avevo però spento, chissà come si è spento da solo. No, dicevo che in questa questione della public history, no? In questa questione del rapporto tra storiografia e sfera pubblica, c'è naturalmente un problema che ci attraversa tutti quanti, è molto importante, ed è quello della sorella o sorellastra della storia, cioè la memoria storica, no? E qui c'è un nucleo di questioni molto rilevanti che riguardano noi storici, ma riguardano soprattutto noi cittadini, noi appartenenti a una comunità. Ecco. Perché una cosa deve essere detta con molta chiarezza: la storia non è proprietà degli storici. La storia è una dimensione che è propria di tutti. Ma no, nello stesso tempo la storia non può essere fatta coincidere con la memoria storica e con la pretesa della memoria storica di ancorare, diciamo così, la giusta consapevolezza, la giusta rivendicazione di un passato a un sentimento identitario comunitario, qualunque esso sia, di minoranze, di perseguitati spesso, di vittime. Ecco, noi storici, da questo punto di vista, abbiamo una funzione un po' diversa, che è quella di sorvegliare i confini dell'uso del passato, no? E di verificare e di tracciare i limiti su quello che si può dire del passato. Nel senso che noi siamo più proprietari di un diritto di negazione che di un diritto di affermazione, perché il diritto di affermazione è di tutti, naturalmente. Ma noi, come funzione sociale, gli storici servono a dire ciò che non si può dire del passato, ciò che non è dimostrato o ciò che è inventato, e dirlo. Questa funzione della storia è molto importante, è socialmente molto importante. In questo, naturalmente, c'è un dibattito, appunto, tra la storia e la memoria storica, che in questo momento
ha, come dire, maggiore influenza sul dibattito pubblico, in quanto poi quelli che propongono la memoria storica sono naturalmente le vittime da una parte e i loro eredi naturalmente, e dall'altra giornalisti, divulgatori, anchorman, tutto il mondo dell'informazione, no? E c'è una sproporzione anche di forze e di mezzi tra questo universo e quello degli storici professionali. Ma gli storici professionali devono fare soprattutto quello che ho detto, devono soprattutto mettere i confini, mettere i paletti e stabilire ciò che non si può dire. O cioè, si può dire, ma bisogna sapere che abbiamo passato i confini della fiction e siamo entrati in un altro universo, che è quello dell'immaginazione, insomma. Ecco, mi sembra che questi siano i temi che stanno al centro delle cose che lei mi chiedeva, cioè del rapporto che c'è tra storia e sfera pubblica, insomma. Grazie, io terminerei qui questo interessantissimo incontro ricordando appunto il libro L'Italia come storia, primato, decadenza, eccezione, a cura di Francesco Benigno e Igor Mineo. Ringrazio il professor Bernardini per la sua attenta per il suo attento intervento, per la sua presentazione, per le domande e le sollecitazioni. Ringrazio naturalmente il professor Benigno e il professor Mineo per la loro passione e competenza, per la loro capacità di attualizzare un tema così comunque complesso. Ringrazio Stefano Marella e il suo staff di tecnici per l'aiuto che ci hanno dato. Ringrazio Giovanni Rainone dell'Istituto Sturzo che ci ha aiutato un po' a fare le diverse locandine, fra cui questa di questo incontro. Saluto tutti e do appuntamento al prossimo martedì per l'incontro fra Monsignor Galantino e il professor Giovagnoli. Grazie e buona serata. Grazie.